Zitti tutti quanti, perché basta, non è possibile che perdiamo una partita dopo l'altra, almeno una, ma la vogliamo vincere sì o no, eh? La vogliamo vincere una partita sì o no, ma che cosa siete, delle femminelle in campo, avanti, su quelle gambe, alzatele, quei culetti li vogliamo muovere, dobbiamo andare su e giù senza fermarci, ma voi che cosa pensate durante la partita, eh? Pensate a quello che succede negli spogliatoi, pensate a quello che dovete dire su di me, io lo so che voi dite delle cosacce su di me, ma a me non importa, perché tanto siete voi quelli che ci mettete la faccia, e siete voi quelli che la perdete, va bene? Vabbè. Forse era un po' troppo carico, era un po' di meno. Allora, adesso basta, state zitti, perché tocca a me parlare. Oh, è il mio turno. Voi state perdendo tutte quante le partite e questo non si deve fare, perché... Ma scusa, non hai la mia camicia quella? Eh sì, è perché l'avevo un attimo presa... E il foulard? Pure. Perché stavo mettendo su un nuovo... Quelli sono tipo, i miei occhiali? Sì, è un nuovo colloquio da coach. Claudio, andiamo a cena? Sì, perché non mi hanno preso, però andiamo a cena? Provare con un altro approccio. Vabbè, racconti dopo. No, io, guarda, ti giuro, Auschra, te e le tue applituane, se mi spieghi che questo è un palazzetto dello sport, non arriviamo mai puntuali a una gara noi, così, dai, guarda. Ma mangia una patinca. Ma com'è c'è patenca? Cosa dice? Cosa c'è scritto qua? No, aspetta, ambulatorio dentistico del dottor... Ma chi, cos'è? Dottor? Dottor Fritz... Ma, cioè, ma io devo fare un ponte. Ma dove siamo? Dove siamo? Tu lo sai? Siamo in un castello con i fantasmi. Sì, va bene. Sì, con i fantasmi. A me mi via l'ansia così. Oh, ma c'è sta quella e sta fissa Auschra. A me fissano tutti. Il dentista... Il dentista! Come si fa a uscire da qua? Schiaccia! In banca.